E dopo aver acquistato Kakà nell'ultimo episodio, oggi siamo pronti ad andare a sfidare e battere la Juve per buttarla fuori dalla Coppa Italia. Triplette neanche quest'anno. Certo, sarà veramente dura, complicata e difficile, ma noi ci proviamo. Abbiamo venduto Vicari intanto. Abbiamo venduto Vicari. Abbiamo risordi. E questa cosa non può fare altro che farmi dire mettete tantissimi like a questo video. Arriviamo a 2000 like. Commentate. Cerchiamo di andare a prendere Cucurella come sostituto. Contatta per acquistare. Il giocatore ha una clausola rescissoria? No, non voglio iniziare la trattativa, voglio pagare qualcosa di meno di 3 milioni e mezzo. Offriamo 2 milioni e 500 mila euro, che dovrebbe essere superiore alle altre offerte che sono arrivate al Barcellona B per Cucurella. Andiamo a vedere. Secondo me abbiamo fatto centro, vale di più, vabbè, insomma, per quei 50 mila in più, va bene, diciamo di sì. Tanto andiamo a giocare con la Juve questa partita e vediamo se riusciamo a cavarci fuori qualcosa di più, anche se sto addirittura pensando di poter vendere uno tra Boriello e Quagliarella, più Boriello di Quagliarella, dato che l'abbiamo strapagato inizio carriera, per poi sostituirlo davvero con Ibra il prossimo anno, dato che Paloschi ci saluterà. Dai Cutrone, dentro così per Boriello, che potrebbe salutarci, ma potrebbe darci un ultimo regalo! La para, ma chi è? Buffon? No, assolutamente no, è Pinsoglio. Siamo partiti forte con Cutrone che ha avuto subito un'opportunità per portarci in vantaggio. Ancora noi che la prendiamo con Felipe, largo da Musonda, quando tutti erano saliti, ma Musonda è buono, è regolare. Prova a crossarla sul secondo palo, ancora Pinsoglio, ancora noi, come l'hanno parata? Non ho capito, Lazzari da fuori, prova il tiro, ancora Pinsoglio. Musonda è partito, dietro Coleman che non lo può prendere. Ancora Musonda che si perde un attimo a stoppare il pallone e Coleman lo recupera. Però poi Musonda è velocissimo, è tecnico, la mette per Lazzari. Al volo Pinsoglio non la para! Allo Juventus Stadium cambia il risultato. Non è in vantaggio la Juve, è in vantaggio la SPAL. È in vantaggio la SPAL contro la Juventus. In casa, in Coppa Italia. Tutto questo è bellissimo. Lazzari la butta dentro. Dopo due palloni sprecati, una volta con la Samp, una volta con la Lazio, trova il gol nella partita forse più importante, perché la Coppa Italia la possiamo vincere realmente. Guardate Musonda, salta Coleman, la mette sul secondo palo Lazzari, e Pinsoglio aveva preso anche questa. Ma non basta, il gol dell'1-0 è firmato proprio dalla nostra freccia rossa. Sì, che la recuperiamo. E poi chiediamo 1-2. Mamma mia, si butta dentro Rizzo questa volta. Ancora Rizzo con lo scavino, proprio come con la Roma. Ma questa volta Pinsoglio è altissimo. Come l'ha presa Salomon su Dybala. E poi ripartiamo in contropiede. Rizzo prende la palla per Boriello. E poi largo da Lazzari dietro Coleman. Ancora se lo perde anche questa volta. Lazzari, Lazzari! Lo attraversa che trema ancora. Poteva essere il raddoppio di Manuel. Veramente una partita super bella, veramente bellissima, fatta di giocate spettacolari. 1-0 per noi e basta, ma è incredibile come ci sia stato solamente un gol. Tantissime azioni pericolose. Dentro così, ancora Boriello, ancora Boriello. Vede il compagno che arriva, è Rizzo. Lo può dribblarli tutti, Rizzo driblomane. C'era la regola del vantaggio, fallo per noi. Boriello, ancora dentro per Cutrone. Attenzione perché teniamo la palla e poi Cutrone può liberare il tiro. Pinsoglio, che parata monumentale. La mettiamo dentro così e poi Boriello può fare la sponda sul secondo palo. Invece no, va sul primo e la prende ancora Viviani, che può ricrossarla. La palla che è ancora qua, la prende Rizzo e poi può tirare la deviazione. Pinsoglio. Paolo Dybala dalla bandierina, un calcio d'angolo pericoloso che la mettono dentro così. Ormai ci fa gol Rugani di tacco. Rizzo largo così per Musonda, che può andare velocissimo davanti a tutti. Chedira lo insegue, Chedira non può essere veloce come Musonda. Allora Musonda si ferma, la mette sul secondo palo per Lazzari. Chedira, bella imbucata per Uedes, che sta facendo il centravanti, va a cercare Dybala perché è pericoloso. Dybala la para Meret e poi spassiamola via. Teniamola su se ci riusciamo. Un po' stanca adesso la SPAL, non riesce a tenere la palla, deve cercare di far salire tutti i nostri uomini e andare dalla bandierina per perdere tempo. Lazzari non ne ha più, ma ha fatto un gol importantissimo. Ancora Lazzari, non riesce a saltare De Sciglio e finisce qua la partita. 1-0, probabilmente abbiamo buttato fuori la Juve dalla Coppa. Vediamo se c'era andata a ritorno o era secca, non lo so. Ragazzi, l'abbiamo fatto. La Juventus è stata eliminata. La prossima è con il Toro. Non ci posso credere. I can't believe. Ragazzi, questo episodio è iniziato veramente in maniera super straordinaria. E Lazzari, il Benfica vuole Lazzari per 9 milioni e 900 mila euro. Io per Lazzari ne voglio veramente tanti, eh. Per 25 milioni posso assolutamente cedere Manuel, ma non credo che... esatto. Ciao, grazie. Probabilmente non lo vuoi, non lo ritieni così forte. Ma è inutile che ci rimani male. Io, mister, sono contento così. Mi fate sapere qualcosa da Cucurella, dato che abbiamo venduto un centrale di difesa e non l'abbiamo ancora rimpiazzato. Ah, niente, Cucurella è andato allo Sporting e non ce l'hanno detto. Perfetto, molto bene. Ah, ma io ho raggiunto l'accordo con lo Sporting...
non sto capendo. Posso trattare con... Cioè, il Barcellona B l'ha venduto allo Sporting e lo Sporting lo sta vendendo a noi? Oh, ok, tutto questo non ha senso, non ha logica. Boh, cruciale? Sì, ma non c'è nessuno. Ma chi è quest'uomo? Ragazzi, cosa sta succedendo? Non c'è neanche il giocatore. Età 2018, totale. Ho rotto FIFA. Ho creato un bug in FIFA. Cosa sta succedendo? Ragazzi, non mi risponde più ai comandi. Questa cosa è inquietante. Non va, non funziona più. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Cosa sta succedendo? Non posso fare niente. Mi tocca uscire dal gioco? Ragazzi, abbiamo creato un bug in FIFA. Tutti i testimoni. Mi tocca chiudere. Mi tocca chiudere FIFA. Non va avanti, devo chiudere FIFA. Chiudi applicazione. Non so che cosa stia succedendo, la devo riavviare. E sperando che funzioni l'autosalvataggio, dato che avevamo eliminato la Juve. Vediamo se continuando la partita della carriera con l'autosalvataggio torniamo esattamente a quella giornata. Sì, ce l'abbiamo fatta. Siamo tornati dentro, ma io assolutamente adesso non voglio andare a fare l'offerta per Cucurella. Lo lascio lì, mi ha rotto il gioco. Adesso è tornato... Oddio, non sto capendo. Non sto capendo veramente. Adesso è tornato al Barça? Quindi se ci tratto adesso riesco a prenderlo? Adesso siamo noi, siamo tornati, c'è Cucurella. Oddio, non riesco a capire. Giocatore importante. 4 anni di contratto per Cucurella. Vediamo se è contento di questa offerta. Ok, è contento. Non voglio la clausola rescissoria. E lui vuole così. Invece provo in questo modo. Vediamo se è contento. È disposto ad accettare? Va bene, non era esattamente la cifra che voleva, ma è disposto ad accettare. Quindi Cucurella è nostro. L'abbiamo sostituito, Vicari. E proviamo ad acquistare anche Gomez, dato che mi avete detto che diventa un fenomeno quello del Manchester United. È veramente fortissimo. Eccolo qua, Jorginho. Grazie, bentornato. Proviamo a vedere se per 400.000 euro... Io non ho idea di quanto possa costare, eh. Vediamo qua. No, ok, sta perdendo tempo. Non so quanto vuoi Giuseppe per Gomez, non lo so. Cucurella è un terzino, ma noi mettiamo difensore esterno nei nostri tre. Felipe è mancino e passa a destra, ma qualcuno dovrà pur sacrificarsi. Andiamo a giocare questa partita di campionato e poi ci sarà immediatamente la partita di Coppa Italia con il Toro. Noi proviamo a vincere anche questa con Cucurella titolare. Rizzo, dentro così per Boriello e poi largo da Cutrone, ma c'è Danilo che copre bene, attenzione perché Cutrone può pressarlo e può andare a rubare la palla anche al portiere. Cutrone con il tacco prende il palo, non ci credo, c'era l'opportunità per fare questo gol in pressing e ha preso il palo a porta vuota. Mamma mia che bel tacco che era venuto, ragazzi, sto ancora piangendo, sarebbe stato un gol da Cineteca. Musonda, un po' come questo, calcio di rigore. Eh sì, è giusto il calcio di rigore perché Musonda ti ha saltato e tu l'hai buttato per terra. E allora Cutrone può andare a riprendersi il palo che gli ha tolto l'urlo, la gioia del gol. Boriello, mi dispiace, scusami, ma lo deve battere Patrick. Perché lui ci è andato veramente molto vicino prima. Cutrone la vuole buttare lì. Scuffet! Oggi a quanto pare non è giornata per Cutrone. Almeno che non ne faccia 7 nei prossimi minuti. Veramente è iniziata male. Un palo porta vuota e un rigore sbagliato. Potevamo essere paradossalmente 2-0. Siamo 0-0. Ancora Boriello. Qua la va a dare a Cutrone, che questa volta deve darla via, perché lui non può fare gol oggi probabilmente. È maledetto! Vediamo se ci riesce Boriello, neanche lui. Eccolo qua Cutrone, va a cercare Boriello. Ancora Cutrone, che si può buttare dentro. Cutrone! Cutrone con lo scavino! E l'ha trovato nel modo più bello! Quello di tacco era splendido, spettacolare, ma era facile! Il rigore è ancora più facile! Questo è difficile! Questo ha un coefficiente di difficoltà altissimo! Boriello per Cutrone, Cutrone con lo scavino da fenomeno! Sul secondo palo a saltare Scuffet, che gli aveva detto di no per 2 volte! E questa volta Cutrone fa il gol veramente più bello possibile! 1-0! Patrick, nel bene, nel male, Cutrone! Boriello a cercare ancora Cutrone, che si appoggia così a Rizzo, può andare il nostro trequartista. Ancora Luca Rizzo, la porta, attenzione perché c'è Musonda largo e taglia dietro la difesa come suo solito. Musonda sul secondo palo, c'è ancora Cutrone, attenzione, poteva essere autogol. Un tap, all'Udinese un tap, addirittura, ma cosa mi tocca vedere? Fuori così, Rizzo per Cutrone, Boriello può andare avanti contro Danilo, brutto no, l'infortunio anche per Boriello.
dopo Quagliarella si fa male anche lui, speriamo niente di grave e che possa continuare la gara. Borriello è la spalla, cavolo. Attenzione perché c'è Bajic in zona tiro, dentro per Rieder Matos. L'infortunio di Borriello e anche il gol dell'1-1 dell'Udinese. Tutto nella stessa azione, tutto nei 5 minuti che sono trascorsi. Borriello continua a giocare nonostante la spalla dolorante. Dai, dentro così. Per Rizzo, attenzione perché è uscito malissimo Njuntic. Ancora Rizzo che prova anche lui lo scavino. La parata scuffet. La palla però ancora nostra. Viviani per Cutrone, attenzione. Cutrone la dà Borriello che da infortunato non riesce a fare gol. Scuffet, due interventi miracolosi. Sta giocando da solo Scuffet contro la SPAL. Ecco, stai a vedere come finisce. Stai a vedere come finisce, eh. Stai a vedere come finisce. Non ci posso credere. Cioè, anche quando siamo fortunati perché beccano il palo, poi prendiamo gol. Poi prendiamo gol lo stesso. Ma che partita è? Prima il bug. Poi questo. Poi questo. Dentro così, ci appoggiamo, c'è Borriello, c'è Lazzari, dai Lazzari, dammi una gioia Lazzari, come al solito, regalami le gioie, Manuel Lazzari, la pareggia col 2-2, grande assist di Borriello anche questo, veramente Borriello sta facendo molti meno gol di Cutrone, ma poi tutte le volte ci manda in porta i giocatori e Lazzari ha trovato un gol spettacolare, scuffet! Borriello, dentro così, attenzione che si butta dentro Rizzo, ancora Rizzo, a tu per tu con Scuffet, Rizzo, il gol del 3-2, non sbaglia, è freddo, e a tu per tu con Scuffet, riesce a trovarlo, il gol del vantaggio, che ci riporta, ancora una volta, in una posizione super positiva, bellissimo triangolo, Borriello, Cutrone, Rizzo, che bacia il palo, e poi va dentro, lo salta, questa volta, il gol è buono, non ho più i capelli, mi sta venendo via. Con un po' di rischio, Salomon, dentro così per Lazzari, possiamo ripartire, attenzione perché adesso l'Udinese è su, e noi stavamo salendo, e quindi la posizione è favorevole per loro. Ce la meritiamo noi questa vittoria, è inutile anche solo sottolinearlo. Dai ragazzi, io so che ce la possiamo fare. Al 90esimo, come con la Samp, un'esplosione di gioia mai vista prima. Lazzari, che è veramente stanchissimo, però può mettere il pallone dentro. Bellissimo Borriello, che la dà lì a Viviani. Il tiro di Viviani! E c'è! L'abbiamo trovato, l'abbiamo fatto girare, l'abbiamo toccata tutti. E poi la fucilata di Viviani, che va a esultare dall'altra parte del campo. Lazzari la mette all'indietro, tocco, boom, sotto l'incrocio dei pali. Scuffet, guarda, ne ho un altro che per te, ce l'ho in tasca, tieni. Cutrone, vuole andare in scivolata, la tecnica del sasso, la recupera Cutrone e poi lo tiene lontano, l'appoggia dietro e poi ancora Cutrone. Cosa sbaglia Musonda? Cosa ha sbagliato? Non fate scherzi gravi, il palo, l'allontaniamo. Questa partita è stata un parto gemellare, trigemellare, quadrigemellare. E adesso ci sono i quarti di finale di Coppa Italia col Toro, ma non sarà assolutamente in questa partita, anzi in questo episodio, sono fuso, non ce la faccio più. Ragazzi, lasciate tanti mi piace a questo video, tanti commenti, scrivetemi ancora una volta che possiamo andare a prendere sul mercato. Cucurella l'abbiamo già preso ed è già salito di 1 euro. Abbiamo venduto Vicari, abbiamo comprato Kakà, abbiamo comprato Cucurella, abbiamo trattenuto Lazzari e adesso ci sono da andare a giocare delle partite sempre più importanti. Un'altra offerta per Lazzari in prestito al Botafogo, ma cosa stiamo dicendo?